Pache, Shalom. No possiamo pretendere lo Shalom se non amiamo e conosciamo il nostro Signore, colui che dona la pace, sì? È assurdo pretendere lo Shalom proprio perché il nostro Signore è un Dio reciproco. Noi dobbiamo anche amarlo e conoscerlo per poter avere la sua pace. Amen? Siamo sulla potenza della parola e in profondità stiamo vedendo, come sottotitolo, il Salmo 119. Siamo nel 89, dove comincia con la lettera ebraica Lamed, numero 12. Dice così: per sempre, Signore, per sempre, Yahweh, la tua parola è stabile nei cieli, la tua fedeltà dura per ogni generazione. Tu hai fondato la terra ed essa sussiste. Tutto sussiste anche oggi secondo le tue leggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse stata la mia gioia, sarei già perito nella mia afflizione. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché per mezzo di essi tu mi dai la vita. Sì? Bellissimo. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché per mezzo di essi tu mi dai la vita. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. Gli empi si sono appostatati per farmi perire, ma io medito sulle tue testimonianze. Ho visto anche ogni cosa perfetta ha un limite, ma il tuo comandamento è senza limite. Sì? Mi piace il 94 che dice: io sono tuo. Sì? Vediamo Giovanni 14:20. Ci fermiamo in io sono tuo. Sì? Giovanni 14:20 dice: in quel giorno conoscerete che io sono del Padre mio e voi in me e io in voi. Vedete la reciprocità del Padre. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. Vedete? E io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Vedete, come mai sì a noi e non al mondo? Vedete che qui c'è la differenza tra quelli che sono di lui e quelli che no. 23. Gesù le rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio l'amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Sì? Prima Corinzi 8:3. Prima Corinzi 8:3. Vado subito perché c'è tanto, sì? Dice: ma se qualcuno ama Dio, è conosciuto da lui. Sì? Se qualcuno ama Dio, Dio lo conosce. È un dare, è un ricevere. Ecclesiaste 8:16. Quando ho applicato il mio cuore a conoscere la saggezza e a considerare le cose che si fanno sulla terra, perché gli occhi dell'uomo non godono sonno né giorno né notte, allora ho scrutato tutta l'opera di Dio. Le persone vogliono andare in cielo in automatico, sì? Come se l'entrata fosse solo morire. Io muoio e vado direttamente in cielo, sì? Ma in realtà, se io non amo Dio, non lo conosco, sì? È perché se non lo amo, non lo conosco. Se non lo conosco, non lo amo. Sì? C'è una reciprocità, come in tutto, sì? Passiamo tutto ora su un piano terreno. Fare una riflessione.
vi racconterò una riflessione. Si chiama Il sacrificio dell'amore, sì? È una storia in realtà sull'amore di Dio infinito. È una storia terrena, ma in realtà sta parlando dell'amore di Dio infinito. Possiamo mettere direttamente la diapositiva. Questa storia in realtà è un'ipotesi, è solo un'ipotesi, ma voi dovete fare finta che siete questa persona che io vi sto raccontando, sì? Dovete metterti nei panni di un padre. Ci siete? Dovete essere forte, eh? Ma prima io te lo devo leggere. Sei a casa con la tua famiglia, ascoltando la TV. Si sente la notizia di una terribile epidemia ha iniziato a svilupparsi in una città dell'India. Non date molta importanza, ma in pochi giorni leggete sul giornale che milioni di persone sono morte e che il male ha iniziato a diffondersi nei paesi vicini, come il Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran. Il personale del controllo delle malattie degli Stati Uniti si è immediatamente recato in India per indagare sull'epidemia che era già nota come l'influenza misteriosa. E presto, visti i risultati negativi degli esperti, i paesi europei decidono di chiudere i loro confini e cancellare tutti i voli aerei verso il Pakistan, l'India e altri paesi in cui la malattia era già sparsa. Ma ormai era troppo tardi, poiché la notizia annunciava che una donna morì in un ospedale francese. Pochi giorni dopo, la malattia incurabile ha devastato quasi tutta l'Europa e ha iniziato a devastare gli Stati Uniti. Un paese che ha immediatamente chiuso i confini e cancellato tutti i suoi voli internazionali. Il mondo fu preso dal panico e la malattia invase rapidamente quasi l'intero pianeta. Nel tuo quartiere i tuoi vicini sono allarmati dalla paura che esiste per la possibilità di contrarre la malattia, che non distingue né sesso, né razza, né religione. Organizzano una catena di preghiera nelle chiese affinché gli scienziati che lavorano senza sosta trovino un antidoto, ma niente, tutto lo sforzo è inutile. Improvvisamente un gruppo di scienziati riesce a decifrare il codice DNA del virus e può preparare la cura per la malattia. Ciò richiede il sangue di una persona che non è stata infestata dal virus, quindi tutti i cittadini sono invitati ad andare in ospedale per fare un esame del sangue. Vai volontariamente con la tua famiglia insieme ad altri vicini, chiedendoti cosa sta succedendo e se questa sarà la fine del mondo. Improvvisamente un dottore lascia l'ospedale urlando un nome che ha letto sul suo taccuino. Dici cosa? E gridano di nuovo lo stesso nome. Il più piccolo dei tuoi figli è al tuo fianco, ti prende dalla giacca e ti dice: papà, questo è il mio nome. Prima che tu possa reagire, i dottori hanno preso tuo figlio e ti hanno spiegato che il sangue del tuo figlio è pulito, è puro, e vogliono assicurarsi che non abbia la malattia. Dopo 5 lunghi minuti, i medici e le infermiere se ne vanno. Uno di loro, quello che sembra il più anziano, si avvicina e ti ringrazia perché il sangue del tuo figlio è pulito, è perfetto per creare l'antidoto. È sradicare la misteriosa influenza. La notizia inizia a circolare ovunque e tutti urlano, pregano, ridono di felicità. Tuttavia il medico si avvicina nuovamente a te e tua moglie e chiede la firma per autorizzare l'uso del sangue del tuo bambino. Leggendo il contratto ti rendi conto che non hanno riempito la quantità di sangue che devono utilizzare. Alzi gli occhi e chiedi loro: quanto sangue avete bisogno?
Il sorriso del dottore scompare e lui risponde: non pensavamo che sareste stato un bambino. Non abbiamo bisogno di tutto il sangue. Ci serve tutto. Tu non puoi crederci e cerchi di rispondere, ma il dottore continua a insistere. Non capisce, stiamo parlando di tutti, del mondo intero. Per favore, la firma. Abbiamo bisogno di tutto il sangue. Chiedi loro se possono fare una trasfusione, ma rispondono che non c'è sangue pulito per farlo e insistono affinché tu firmi. In silenzio, senza riuscire a sentire le dita che tengono la penna in mano, la firmi. Ti chiedono se vuoi passare un momento con tuo figlio prima di iniziare il processo. Vai al pronto soccorso dove tuo figlio è seduto sul letto e ti chiedi: cosa sta succedendo, papà? Gli prendi la mano e gli dici che papà e mamma lo amano più che mai e che non gli lasceranno mai accadere nulla. Il dottore ritorna e ti chiede di lasciare il bambino. È tempo di iniziare perché persone in tutto il mondo stanno morendo. Ti allontani con la spalla al tuo figlio mentre dice: papà, mamma, perché mi state abbandonando? La settimana seguente, durante la cerimonia per onorare tuo figlio, osservi che ci sono poche persone. Molti di loro preferivano dormire a casa, altri non vengono perché preferiscono andare a pescare, a guardare una partita di calcio, e altri arrivano con un sorriso falso e fanno finta di preoccuparsene. Vorresti alzarti e gridare: mio figlio è morto per voi! A voi non vi importa? Questo padre ipotetico si lamentava che aveva dato la vita del suo figliolo perché alle persone lì le poteva preservare la vita fisica. Invece il nostro padre non solo ci dà la vita fisica, quella biologica, ma anche la vita eterna, sì? Se siamo nel suo figlio e dando il suo unico figliolo in sacrificio, noi dobbiamo rispondere al suo amore, sì? Conoscendolo, essendo suoi, avendo un rapporto reciproco, sì? Non come queste persone che facevano finta che niente era successo. Vediamo un pochettino, andiamo avanti sulla parola, seconda Timoteo 2,19. Era soltanto per farvi entrare nella storia, no? In questo rapporto che noi dobbiamo avere con il nostro padre. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi. Quelli che sono suoi. Ci conosce attraverso il suo figlio, essendo dei servitori di quello che dice, secondo quello che dice il Verbo. Altrimenti succede questo. Andiamo a vedere Matteo 7,23. Perché se non siamo suoi, non siamo reciproci con il padre, con suo figlio, c'è una conseguenza, sì? Non va bene non conoscerlo. Matteo 7,23 dice: allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Prima Corinzi 6,19. Prima Corinzi 6,19 dice: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. Sì? Non apparteniamo a noi stessi perché siamo suoi. Come abbiamo letto qua all'inizio, il Salmo 119, versetto, se non ne sbaglio, 94, dice: io sono tuo, salvami. Perché se non siamo suoi, lui
lui ci penserà a farci uscire dalle circostanze che sono avverse, sì? Vediamo un pochettino Cantico dei Cantici. Due 16 parla lo sposo alla sposa, sì? È come se fosse Cristo alla sua chiesa, dice: il mio amico è mio e io sono sua, di lui che pastura il gregge fra i giri. Questa è la reciprocità che dobbiamo avere con il padre, con il figlio. È un rapporto, in un rapporto ci vuole la reciprocità, sì, perché se uno non vuole, due non si amano, sì? E questa reciprocità la vediamo per primo nel Signore, Giovanni 15:9. Giovanni 15:9 dice: come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Giovanni 15:9. Come il Padre mi ha amato, sì? Così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Salmo 100, ultimo versetto che vedremo, Salmo 100, 3, parte B. La parte B dice: e noi siamo suoi, siamo suo popolo e gregge di cui egli ha cura. Ma dobbiamo essere suoi. Non è che noi facciamo la nostra via della nostra vita quello che vogliamo noi e pretendiamo poi ricevere dal Padre tutti i benefici. Se noi non vogliamo essere suoi, invece il Signore ci lascia. Sì, perché è un cavaliere che non ci sforzerà mai, non sforzerà mai la nostra volontà, lui sempre busserà. Allora, se non voglio aprire la porta, è perché continuerò a mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, sì? Altrimenti, se apriamo la porta, mangeremo insieme a lui dell'albero della vita, sì? E alla fine lui ci darà la corona della vita, ma perché siamo stati in lui e perché siamo suoi. Amen. 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 Shalom aleichem, pace a tutti.